Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano sempre la questione Russia-Ucraina, tra le tante manifestazioni in tutto il mondo contro la guerra, anche quella organizzata questa mattina a Chieti dai sindacati. Le ripercussioni del conflitto potrebbero creare un enorme danno all'economia abruzzese. Ce ne parla Giuseppe Dintino. Nessuna tregua finora tra Ucraina e Russia, mentre il prezzo più alto è quello pagato dai civili, sarebbero almeno 198, secondo il governo Zelensky, le vittime tra i cittadini ucraini. In tutto il mondo si moltiplicano le manifestazioni di piazza contro la guerra. Questa mattina a Chieti, nonostante la neve, si sono dati appuntamento davanti alla prefettura CGIL, CISL, UIL, Lega Ambiente, Libera, AMPI e Slow Food, presenti anche esponenti dell'amministrazione comunale per dire che la guerra è una schifezza. Non mettiamo colori ideologici perché la guerra è una schifezza in qualunque latitudine e per qualunque motivo. È grande la preoccupazione per le ripercussioni economiche che il conflitto armato, seppur lontano, potrebbe avere sull'Abruzzo, dalla questione del gas russo fino a quella di materie quali grano, mais e olio di girasole, di cui l'Ucraina è uno dei maggiori produttori al mondo. A rischio il turismo dalla Russia. Nel 2019 i cittadini russi che hanno visitato l'Abruzzo sono stati 4.214, per oltre 17.500 notti trascorse nelle strutture ricettive. In primo piano anche l'export. Il commercio dall'Abruzzo verso la Russia vale circa 86 milioni di euro, di cui oltre 51 milioni riguardano la sola provincia di Chieti. E questa guerra avrà ripercussioni su tutta l'Europa, ma in particolar modo sull'Italia e su questo pezzo di territorio, perché come veniva appena detto, c'è un export verso questi paesi che è molto forte, ma c'è anche la questione crisi energetica, perché siamo già dentro una crisi che è quella appunto del gas che non arriva più, della produzione che è a rischio. Se ci aggiungiamo l'inflazione, ci mettiamo anche il fatto che continua questo ulteriore rincaro anche dei prezzi, le famiglie e le imprese di questo territorio andranno fortemente in difficoltà. Ciò significa un ulteriore arretramento, ciò significa ulteriore perdita, rischio di perdita occupazionale, ciò significa impoverimento anche del tessuto economico e sociale della provincia di Chieti, ma dell'intero Abruzzo. Come abbiamo sentito, la guerra tra Russia e Ucraina sta toccando anche il mondo imprenditoriale della nostra regione. Se da un lato c'è incertezza per quelli che saranno i risvolti economici, dall'altro c'è il lato umano. Infatti, da giorni è sempre più difficoltoso scambiarsi mail o messaggi telefonici. Vediamo. Le ultime che arrivano dall'Ucraina tengono in apprensione non poco chi da anni ha scommesso sulla nazione con le proprie aziende. Umberto Marini, imprenditore del settore della farmaceutica, ai nostri microfoni racconta l'angoscia di queste ultime ore, dove non ha più notizie dei suoi collaboratori. In Ucraina sono presente con un'organizzazione, una filiale, e fino a ieri sera ho ricevuto comunque messaggi via WhatsApp o comunque via mail. Da ieri non ho più notizie. In bilico c'è la democrazia ucraina, per questo tornare a fare imprenditoria in quei posti non sarà più cosa semplice. Non è la parte finanziaria e economica che viene a essere distrutta, è tutta l'organizzazione. Organizzazione di un posto come l'Ucraina dove trovare persone affidabili, corrette, è sempre molto difficile. Invece adesso con la guerra di fatto verrà polverizzato tutto l'investimento umano. In questo momento, quanto potrebbero essere, fondamentali degli aiuti per queste persone e in che modo? Ora io non sono un politico, faccio imprese, dico sempre che quando si fa qualcosa bisogna vedere i pro e i contro. Gli investimenti fatti dicono che quello è un popolo che comunque ha una grande forza. Aiutarli significa in questo momento forse mandargli le armi, ma non è mio compito. Dal punto di vista umano l'unica cosa è stargli vicino, ma bisognerebbe avere le comunicazioni. In questo momento le comunicazioni stanno sempre più diventando impossibili. Io auguro all'Ucraina un grande divenire, certamente non sotto la Russia.
Cambiamo argomento, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle 9.46 in Valle Peligna. L'epicentro è stato localizzato a 3 km di distanza da Cocullo. Il sisma è stato avvertito distintamente nell'area e in molti comuni della Marsica e lievemente anche in alcune zone dell'Aquila. Non si segnalano criticità, ma comunque provocato apprensione e allerta sul Mone, in particolare nelle scuole dove tutti gli edifici sono stati evacuati su disposizione dei relativi dirigenti scolastici. E a proposito di terremoti, questa notte è venuto a mancare Giampaolo Giuliani dopo una breve malattia, un uomo straordinario che alla ricerca sui precursori sismici ha dato tantissimo, un uomo generoso, caparbio, legatissimo alla famiglia e per il quale la parola amicizia è un grande valore. Con questo annuncio sulla pagina Facebook, la Fondazione Giuliani ha dato la triste notizia. Giuliani aveva 75 anni ed era tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato nei laboratori del Gran Sasso. A seguito del terremoto che colpì l'Aquila nel 2009, le sue ricerche si concentrarono sulla correlazione del rilascio del radon sulla crosta terrestre e il verificarsi dei terremoti. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. I commercianti sono arrivati al limite tra le restrizioni dovute alla pandemia e l'esponenziale aumento delle bollette. Gli esercenti non riescono più a far fronte ai costi, mentre le persone che consumano sono ancora poche. Il servizio. Stanno diventando punti che siamo arrivati tutti sceriffi dentro le strutture pubbliche, non ci stanno gli interlocutori e non mi rivolgo solo alla politica, ma mi rivolgo pure all'interno delle strutture. Non fate gli sceriffi, state facendo gli sceriffi con le imprese, questo è il vero dramma. Costi di gestione alle stelle, mentre pochi sono quelli che consumano. I commercianti sono furiosi. Dopo 2 anni nefasti per gli esercizi, adesso la stangata sulle bollette. In questo piccolo bar del centro di Pescara è arrivata una bolletta dell'elettricità di oltre 17.000 euro per circa 7 mesi. Ci illumineremo con le candele, la provocazione del titolare. Questa è l'alternativa. O le istituzioni si vengono incontro con qualche provvedimento che ci consenta di andare avanti, di fare la nostra attività, perché i locali pubblici sono gli occhi della città. Il controllo del Green Pass sia perlomeno a campione, chiede Confcommercio. Intervengano da Roma oppure chiuderemo. Il caro bollette non è soltanto uno slogan, ma è una realtà. Questo bar di 100, di 60 metri quadri è arrivata una bolletta di 17.000 euro, con IVA al 22%, di cui noi diciamo da anni che l'IVA deve essere portata al 10%, con tutte le accise e tutto il resto. Lo Green Pass è diventato uno stress per chi entra, quindi non può essere che il titolare debba mettere i bodyguard per controllare il Green Pass. E poi ci stiamo riprendendo da una pandemia che è durata 2 anni di chiusure forzate. Le uniche attività che tengono ancora in piedi un po' di socialità sono i bar e i ristoranti e poi tutto quello che è l'intrattenimento. Chiaramente stiamo passando un brutto, non brutto periodo, stiamo arrivando alla chiusura totale. Questo è l'obiettivo? E questo è l'obiettivo? Secondo me qualche obiettivo politico ci sta. Ad ascoltare il grido di rabbia dei commercianti, anche l'assessore cremonese. Non possiamo sospendere ancora le tasse comunali, ha detto l'esponente dell'amministrazione. Le imposte comunali, come sapete, non sono sospendibili. Tra l'altro, il comune di Pescara è un comune che versa in predissesto, quindi ha un piano finanziario che deve rispettare. La questione delle tasse è una questione che da sempre deve essere riversata sul governo centrale. E se le tasse non possono essere sospese, perlomeno consentiteci di allargare i dehors e gli spazi esterni, la risposta di Confcommercio. Mo ti prenderai una bella delega, io ti do una mano, ma se ti aggiusti il regolamento ti devo scordare la mano. Voltiamo pagina, un vero e proprio colpo di coda dell'inverno si sta abbattendo in queste ultime ore sulla nostra regione, infatti un ciclone in arrivo dalla Russia porterà tanta neve sugli Appennini, gli accumuli di neve saranno molto importanti, intorno ai 50-70 cm tra Basse Marche, Abruzzo e Molise. Le 4 province e i comuni sono già operativi dalle prime ore dell'alba, ma al momento sulle strade non si segnalano particolari criticità. In provincia di Teramo questa mattina possiamo vedere da queste immagini i vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere in carreggiata un mezzo della TUA in zona a Prati. I principali problemi sono dovuti essenzialmente alle gomme non adatte al transito sulla neve.
E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. ANAS ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per raddoppio della ex superstrada dell'Iri. In regione erano presenti i vertici della propria regione Abruzzo e i sindaci dei comuni interessati. L'opera, ha detto Marsiglio, è necessaria per lo sviluppo della Marsica e della Valle Roveto. Vediamo. È un'opera molto importante, innanzitutto per risolvere una questione di pericolo. È una strada che ha seminato troppe vittime, continua a farlo perché c'è troppo traffico per una strada che non può sostenerlo nelle attuali condizioni, nonostante il grande sforzo di ANAS di tenerla nelle migliori condizioni possibili. Il progetto di fattibilità tecnico-economica realizzato dall'ANAS per il raddoppio della strada statale 690 che collega Vezzano a Sora, la ex superstrada dell'Iri, è stato al centro della conferenza preliminare dei servizi in regione alla presenza del presidente della giunta Marsiglio e del sottosegretario con delega alle infrastrutture Umberto De Annuntis. L'intervento, previsto per un importo complessivo di 960 milioni di euro, interesserà i comuni di Avezzano, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, San Vincenzo in Valle Roveto e Balsorano. Nello specifico si tratta dei lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale della statale 690 Vezzano Sora nel tratto compreso tra il chilometro 0 ed il chilometro 39 più 350 ricadente nel territorio della regione Abruzzo. La superstrada in questione ha origine alle pendici del Monte Salviano in territorio avezzanese per poi entrare nella valle del fiume Liri in cui procede collegando i comuni abruzzesi fino al confine con la regione Lazio. Abbiamo fatto le richieste formali al Ministero perché la inserisca nel contratto di programma, quindi già ci sono appunto i primi finanziamenti, sono già pronti e non appena l'opera sarà definitiva e potrà andare in gara, siamo certi che nel corso degli anni che servono poi a realizzare un'opera così importante si troveranno anche le risorse per poterla completare. Il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane ha organizzato a Teramo una 3 giorni di anteprima per la stampa internazionale. Dal 2 al 7 marzo gli specialisti del settore assaggeranno più di 25 etichette tra le cantine socie del Consorzio e scopriranno le delizie enogastronomiche del territorio. Tania Bonnici Castelli. Il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane organizza a Teramo dal 2 al 7 marzo la seconda edizione dell'anteprima della denominazione dedicata alla stampa di settore nazionale e internazionale. Saranno oltre 30 i giornalisti provenienti dall'Italia e dall'estero che assaggeranno in anteprima le etichette di 25 tra le cantine socie del Consorzio di Colline Teramane, Montepulciano d'Abruzzo, Doggici. L'iniziativa ha scelto un titolo accattivante, The Cool on the Hills. È il momento in cui la stampa, gli appassionati, gli operatori si interfacciano con i produttori per scoprire quali sono le annate nuove, più recenti, e questa è anche l'occasione che abbiamo organizzato noi. Le caratteristiche del vostro vino quali sono? Si tratta, per chi non lo sa, di un Montepulciano d'Abruzzo. Infatti il Montepulciano d'Abruzzo è ancora nel nome della denominazione, che si chiama Colline Teramane, Montepulciano d'Abruzzo DOCG. Quindi è una declinazione del vino che gli abruzzesi conoscono molto bene, che ha un grande carattere strutturale, una grande capacità di invecchiare negli anni e crescere nel tempo. E il Colline Teramane, in virtù di una serie di combinazioni, l'uomo con il territorio con l'uva, la storia con tutti e tre gli altri elementi, qui acquisisce delle caratteristiche che sono una spiccata freschezza, una, diciamo in generale, una grande eleganza. I vini, i produttori di vino sono rappresentanti e ambasciatori dei loro territori da sempre, però non possono fare tutto e quindi è importante che l'Abruzzo si doti, secondo noi, di una struttura stabile di promozione del territorio che duri negli anni, indipendentemente dalle amministrazioni, e che possa portare avanti nel tempo un programma di promozione del territorio che rappresenti l'Abruzzo per quello che è, quindi che lo conosca e lo racconti per quello che è. Noi siamo uno dei tasselli di questo territorio e i nostri vini e i nostri territori risentono della percezione che all'esterno si ha del nostro territorio. I giornalisti che parteciperanno all'anteprima dei vini di Colline Teramane saranno inoltre coinvolti in 3 esperienze di conoscenza gastronomica del territorio tra tradizione e innovazione, tra cui un pranzo a cura degli allievi dell'Istituto Superiore di Poppa Rozzi che prepareranno una serie di
assaggi tipici ispirati alla cucina teramana. Torniamo a Chieti, dove a 100 anni dalla traslazione del Milite Ignoto, che rappresenta i caduti in guerra, l'Istituto Comprensivo 3, proprio di Chieti, ha realizzato un calendario che coniuga storia e impegno civile. Selenia Secondi. Per contribuire alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica dei giovani, come ogni anno l'Associazione Nazionale Figli Caduti e Dispersi in Guerra ricorda con una testimonianza i soldati che non sono più tornati nelle loro case dopo le guerre. Quest'anno il Comitato di Chieti dell'Associazione, nel 100° anniversario dell'istituzione del Milite Ignoto, ha promosso la realizzazione di un calendario la cui realizzazione è stata opera degli studenti della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Antonelli di Chieti. 70 ragazzi che, nonostante le difficoltà della pandemia, si sono impegnati a ricostruire le vicende narrate nel calendario, che racconta da come scoppiò la Prima Guerra Mondiale fino alla scelta del corpo del Milite Ignoto, un volto senza nome che rappresenta tutti i caduti e dispersi in guerra. È un'azione sia di valorizzazione del percorso storico, ma anche della una presa di coscienza anche da parte dei ragazzi di quanto possa servire l'esempio del passato per poi costruire un futuro possibilmente migliore, considerando anche la situazione contingente. Sì, mi faccio fare i complimenti sinceri a chi ha avuto questa idea, quindi all'associazione e soprattutto alle scuole. Alle scuole, alle classi che hanno aderito a questa iniziativa con grande entusiasmo, perché vede, abbinare disegni, poesie, tutte scritte con il cuore dai ragazzi non è semplice, perché vuol dire che sono state toccate da parte delle professoresse, a cui rivolgo ulteriori complimenti, sono toccate delle corde particolari nei ragazzi, quindi hanno suscitato l'interesse, è vero, ma anche qualcosa di più dell'interesse, quindi si è visto, onore e merito davvero a questa bella iniziativa. La pagina dello sport: Pescara atteso dal posticipo di lunedì sera contro il Modena, sembra in dubbio Diambò, mentre Veroli e Pontisso vanno verso il recupero. Pronto a tornare dal primo minuto il bomber Ferrari, in queste ore però tiene banco il caso plusvalenze con la società biancazzurra che sta vagliando la difesa ai rilievi mossi dalla Procura federale. Il servizio è di Andrea Costantini. Il Pescara studia la linea per dimostrare la sua estraneità alle contestazioni della Procura federale, secondo cui la società biancazzurra, come anche Parma e Pisa, attraverso plusvalenze gonfiate e quindi attribuendo a calciatori valori superiori a quelli di mercato, sempre che esistano dei parametri oggettivi per una loro definizione, hanno dato al proprio bilancio una rappresentazione tale da ottenere l'iscrizione a dei campionati cui altrimenti non sarebbero stati ammessi in base alle disposizioni vigenti. Questo dice il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, tirato in ballo dalla Procura federale, mentre per le altre 8 società coinvolte da questo primo filone di inchiesta sulle plusvalenze, Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Provercelli e le non più affiliate Chievo e Novara, c'è solo il punto 1 che prevede al massimo una ammenda con diffida. Il Pescara ha tempo altri 10 giorni per depositare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati. Le strade per convincere la Procura ad archiviare il procedimento. In caso contrario o in caso le spiegazioni di questa fase non fossero sufficienti, la Procura farà scattare il deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale. Si aprirebbe il procedimento sportivo vero e proprio, che porrebbe due problematiche. Da una parte respingere le accuse, che se accolte dagli organi di giustizia sportiva porterebbero a sanzioni che vanno da una penalizzazione in classifica a quelle più gravi di retrocessione all'ultimo posto o esclusione dal campionato. L'onere della prova nella giustizia sportiva è a carico di chi si difende, dunque del club. E poi i tempi. Un eventuale deferimento comunicato nella prima decade di marzo porterebbe ad una udienza di primo grado celebrata nella metà di aprile. Il campionato si chiude a fine mese e il rischio è quello di definire una griglia playoff con un verdetto non definitivo. Eventuale secondo grado da discutere a maggio, coi playoff in pieno svolgimento. Spetterà a Leghe e Federcalcio gestire una situazione delicata. Pisa e Parma giocano in B e i toscani sono in lotta per la Serie A diretta. Il caso più recente di condanna per plusvalenze fittizie risale all'estate 2018, quando Cesena e Chievo furono deferite per operazioni incrociate fatte sovrastimando i cartellini dei giocatori scambiati. Alla fine di una vicenda intricata, il Cesena ebbe 15 punti di penalizzazione in primo grado, ma in quella stessa estate sparì e il procedimento non andò oltre. Il Tribunale federale riconobbe delle differenze al Chievo, che venne punito meno severamente con 3 punti di penalizzazione. La Procura ne chiese 15, meno 3 che
fu confermato in secondo grado dalla Corte federale d'appello e in terzo grado dal Collegio di garanzia del CONI. Il presidente del Chievo, Campedelli, venne inibito per 3 mesi. Restiamo in Serie C, gara importante per il Teramo che domani alle 14.30 ospiterà al Bonolis il Grosseto degli ex. L'allenatore Agenoro Maurizi, artefice della salvezza nella stagione 2018-2019 quando subentrò a Giovanni Zichella, e il direttore generale Emilio Capaldi, dirigente biancorosso dal 2017 al 2019 nelle ultime 2 stagioni dell'era Campitelli. L'allenatore del Teramo Federico Guidi confermerà il 3-4-3, probabile il ritorno dal primo minuto di Simone Jacoponi fra i 3 di difesa al posto di uno tra Soprano e Krodromaz. Infortunato Buà, sarà Azio Smanovic ad agire sulla fascia destra. Per quella mancina Mordini in vantaggio su Ndrečka e Lombardo. In avanti Rosso e De Grazia scalpitano per scalzare Malotti, Bernardotto e D'Andrea titolari mercoledì col Modena. Sul fronte Grosseto squalificato Ciolli, assenti Rabiu e Capanni e Fallani. Rientrano Cretella, un altro ex, e Raimo. In dubbio Peretti, direzione di gara affidata a Hermes Cavaliere della sezione di Paola. E anche nella 5ª giornata di ritorno di Serie D mancano derby abruzzesi. L'incontro più importante si gioca a Pineto, dove i padroni di casa ospiteranno la capolista recanatese. Il Notaresco torna in campo dopo una settimana segnata dalle dimissioni respinte dell'allenatore Epifani. Il Chieti cerca invece la 6ª vittoria consecutiva. Vediamo. 5ª di ritorno di Serie D con un match di cartello, quello del Mariani Pavone, dove il Pineto ospita la Recanatese. La cura Mauro sta funzionando, e se il primo dei 3 successi consecutivi della nuova gestione era stato deludente con l'Alto Casertano, le vittorie in trasferta con Castelnuovo e soprattutto con un Trastevere imbattuto tra le mura amiche hanno fornito indizi di una inversione di tendenza, tanto che un successo, comunque molto difficile domani, contro la prima della classe potrebbe riaprire scenari che sembravano archiviati. Soprattutto se il Pineto farà, come è capitato in passato, un gran finale di stagione. Sarà anche la gara degli ex. Il Pineto si ritroverà contro quel Minnozzi che è andato via poche settimane fa. Superbo lo scorso anno, discontinuo nella prima parte di stagione. Percorso opposto ha fatto Minella. A Mauro deciderà se far partire titolare o no l'argentino. Tra gli ex anche Pezzotti. Leopardiani che dopo una fase di forte appannamento hanno ritrovato il successo con l'Alto Casertano, ma devono dimostrare che la fase peggiore è alle spalle. Cosa che ha fatto il Chieti, che viaggia col vento in poppa dall'alto delle sue 5 vittorie consecutive. Una striscia entusiasmante che ha portato i neroverdi in una zona playoff che ora vogliono mantenere. Per farlo bisognerà battere il Vasto Girardi, squadra temibilissima tra le mura amiche, più alla portata lontana dal Ditella. Torna in panchina dopo la squalifica Lucarelli, che si affida ai gol di Fabrizi, già 11 nel campionato, e alla solidità della difesa, 2 gol presi in 5 gare. Va a caccia di riscatto la Vastese, reduce dal crollo finale all'Aragona contro il Matese, che ha fermato la serie di 9 risultati utili consecutivi. Per la squadra di D'Adderio, trasferta sul campo di una delle squadre più in crisi del campionato, il Castelfidardo, che non vince da 9 partite, 6 sconfitte e 3 pareggi, e per il quale non ha sortito effetti il cambio in panchina con Mangiapane al posto di Manoni. Squadra KO contro Fano e Castelnuovo. Per la Vastese, rosa quasi al completo, ma pericolo, cartellino giallo per 3 giocatori in diffida: Allegra, Diallo e Agnello. Settimana turbolenta quella che sta andando in archivio a Notaresco, segnata dalle dimissioni presentate dall'allenatore Massimo Epifani lunedì scorso e respinte il giorno dopo a seguito di una riunione dirigenziale che ha sancito la responsabilità di tutti per i risultati negativi dell'ultimo periodo, che hanno portato una squadra costruita per il vertice fino al centro classifica. Prima cosa ora salvare la categoria e non rendere il finale di stagione problematico, a cominciare dalla partita di domani al Savini, dove arriva un Porto d'Ascoli orfano degli squalificati Rossi e Napolano. Trasferta da sfruttare per il Castelnuovo, che dopo aver ritrovato la vittoria ora farà visita alla Cenerentola Aurora Alto Casertano. Il tecnico Guido Di Fabio sorride per il recupero di Lorenzo Emili, out Serafino e Camilleri, speranze per Ludovici, ma ci sono le condizioni per espugnare il campo di Pietramelara e prepararsi al delicato recupero di Fano del 2 marzo, un vero e proprio scontro diretto. Match proibitivo per il Nereto, che farà visita alla rilanciata San Benedettese,
Varese, appellandosi all'esperienza del proprio difensore Davide Salvatori, grande ex della partita. Del Grosso recupera Scatozza e Pedalino, in dubbio Cipriani. Vibratiani più che dignitosi nell'ultimo periodo, ma continua a mancare la vittoria, appena due in tutto il campionato, e gli 11 punti dal terzultimo posto appaiono un divario incolmabile. Tutte le partite, come da disposizione della Federcalcio, inizieranno alle 14.35, un posticipo di 5 minuti come segnale di solidarietà verso il popolo ucraino. E con questo servizio si chiude il nostro telegiornale. Tutte le notizie che avete ascoltato le trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimi aggiornamenti alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.